L'obiettivo del governo era il ritorno alla normalità, riconquistare la nostra socialità, riaprire l'economia, fare in modo che i ragazzi e le ragazze stessero a scuola, andassero a scuola, limitare assolutamente l'esperienza didattica a distanza. Bene, credo che i provvedimenti approvati oggi in Consiglio dei Ministri riconoscano che questo ormai è uno stato a cui siamo arrivati. Sono provvedimenti importanti, forse molto importanti anche, che eliminano alcune delle restrizioni, o quasi tutte in effetti le restrizioni, che hanno limitato i nostri comportamenti nei mesi passati. Una cosa importantissima della vaccinazione, un dato uscito dall'Istituto Superiore di Sanità che vorrei comunicarvi, è che grazie ai vaccini sono stati evitati quasi 80.000 decessi in più in Italia nel solo 2021. Anche questa è una lezione straordinaria. Le decisioni sono state prese sulla base della scienza e la pandemia è superata sulla base dei vaccini. E tanta gente non è morta perché è stata vaccinata. E poi voglio ringraziare tutti gli italiani per l'altruismo, per la pazienza che hanno dimostrato in questi due anni. Ma devo dire anche qualcosa di più. Noi siamo sempre percepiti all'estero come un popolo che manca di senso comune, di senso civico. Beh, non è vero. Gli italiani sono stati bravissimi in questa pandemia. Devo ringraziare anche il governo precedente. Il governo precedente si è trovato a prendere decisioni in una situazione di straordinaria difficoltà, essendo l'Italia il paese che per primo era stato aggredito da questa terribile pandemia. Superiamo definitivamente il sistema a colori. È un sistema che ci ha accompagnato per molti mesi e che serviva ad adattare il quadro epidemiologico a ogni realtà territoriale. Come sapete, tutti i venerdì io per molte settimane ho firmato ordinanze sulla base di questo quadro epidemiologico che veniva monitorato dall'Istituto Superiore di Sanità insieme alla cabina di regia di cui fanno parte anche le regioni. Continueremo questo monitoraggio perché il monitoraggio è e resta essenziale. Resterà fondamentale continuare a leggere l'evoluzione epidemiologica, ma questo monitoraggio non sarà più connesso alle ordinanze, quindi non ci saranno più le ordinanze del venerdì e si supera il modello a colori. Sulle mascherine confermiamo l'impianto esistente fino al 30 di aprile, quindi restano esattamente le norme che sono oggi vigenti. Come sapete, le mascherine non sono già più obbligatorie all'aperto dal 10 di febbraio, salvo casi in cui ci sono particolari assembramenti, mentre restano obbligatorie al chiuso e resta l'obbligo di FFP2 in alcuni luoghi che riteniamo maggiormente a rischio. Da parte del Presidente Putin non c'è volontà di pace, c'è volontà di guerra. L'Europa può fare di più? Beh, credo che stiamo facendo moltissimo. Bisogna stare molto attenti. Per esempio, Zelensky chiede chiede l'entrata delle forze NATO, quindi dei nostri aerei, nello spazio aereo ucraino. E questo finora non è possibile, perché significherebbe entrare in guerra, che è uno dei punti chiave della nostra partecipazione a questo sforzo di sostegno all'Ucraina. È un punto su cui di nuovo all'interno della NATO c'è, credo, unanimità o quasi, insomma, ecco, a cominciare dagli Stati Uniti. У нас не было расчета взять тысячи пленных. Нам не нужны 13 или сколько угодно еще тысяч убитых российских солдат. Не нужны. Мы не хотели этой войны. Мы хотим только мира. И мы хотим, чтобы вы любили своих детей больше,
чем боитесь своей власти.